Mario Borghezio ha annunciato una ronda per la legalità in Piazza della Repubblica a Firenze. Arrivano in camper ma si fermano in Piazza Strozzi. Qualcuno contesta. Fuori i leghisti da Firenze! E poi si parla di cose serie. Un attimo solo che tiriamo fuori le bandiere. Bandiere, sì, sì. Dai, porca ragazza. Vieniti dietro con le bandiere, fatti vedere. E poi Borghezio che parla. Si vedono Vucopravu, Lavavu, Spaccià e la legalità dove sta? Già, la legalità. Ecco, onorevole Borghezio, buonasera. Buonasera. A proposito di legalità e ronde per la legalità, lei è stato condannato per violenza privata su minore e per concorso in danneggiamento in seguito ad incendio. Facciamo una ronda anche intorno a lei? Guardi, una domanda cretina... La ringrazio. Esige moltissimo. Una risposta cretina. Me la dia. E la risposta cretina è questa. Giri lei con sua mamma o sua sorella da sole qui di sera e persino lei, che non è molto intelligente, dovrebbe riuscire a capirlo. Ma questa è una risposta cretina? Questa è una risposta cretina data a una domanda cretina. E la risposta intelligente qual è? La risposta intelligente con lei sarebbe sprecata. No, la sprenghi anche con lui, siamo due giornalisti. L'ha fatta. Lei mi fa una domanda che non c'entra niente. Lei è stato condannato per violenza privata su un minore, ha trattenuto un bambino di 12 anni per il braccio. Io ho ricevuto una condanna a 750.000 lire. Io la prego di divulgare queste sue dichiarazioni, sì. Così avrò il piacere di fare una vacanza a sue spese. Fare la vacanza a spese. Fare la vacanza. Ho il video, si figuri. Ho il video. E per aver bruciato i giacigli sotto il ponte principessa di Torino. Io non ho bruciato alcun giaciglio. Però è stato ritenuto corresponsabile. Io non ho bruciato nessun giaciglio. Lei è stato condannato in Cassazione. Lei ha detto che ho bruciato dei giacigli. Lei mi sta credendo su lei, un vagone ferroviario. Che c'entra con Cordoni? Che c'entra? No, comunque, vada dai suoi amici. Vada dai suoi amici. Raccontiamo. Lei racconta. Me la ricordavo più in forma, però, Borghezio. No, ma non si preoccupi. La vedo un po' sottotono. Non si preoccupi. Le dico una cosa, sì, mi dica. Per fare delle provocazioni bisogna avere anche, diciamo così, un briciolino di intelligenza. A 3.040 euro per concorso e dopo, per danneggiamento dopo incendio, per aver bruciato davvero lei o qualcun altro, e comunque è stato ritenuto responsabile in Cassazione nel 2005 per aver bruciato questi giacigli. Io non ho bruciato nulla e non sono questa è la sua versione. Io non ho bruciato nulla. E può darsi nulla. La Cassazione dicendo, l'ha pensata in maniera diversa. Lei dicendo che io ho bruciato. No, la Cassazione, non io. Lei dice. La Cassazione l'ha condannata, lei, non io. Lei ha detto che io ho bruciato. No, lei io ho detto che la Cassazione l'ha condannata per concorso in danneggiamento in seguito ad incendio. Lei ha detto che io ho bruciato. Comunque stia tranquillo. Io aspettavo una ronda per la legalità. Con delle persone che la legalità la rispettano. Vada da e quelli che ci impediscono di uscire. Vada da no, quelli non che ci impediscono di uscire. Ci impediscono andiamo, di uscire. Andiamoci insieme. Vada lei dai andiamoci suoi amici. Insieme. Ci vada lei dai andiamoci suoi insieme. Ci vada lei dai suoi amici. Andiamo insieme. Ci vada lei no, non succede niente. Ci vada lei dai suoi amici. Andiamoci. Ci vada lei dai suoi amici. Porti sua mamma e sua sorella di sera a Firenze. Andiamoci. Porti sua mamma e sua sorella. A meno che sua mamma e sorella siano abituate a circolare. Andiamo, perché Mario, andiamo. A meno che sua mamma e sua sorella siano abituate a circolare. Notte. No, domando, si qualcosa in domando, particolare. Domando a lei. Sua mamma e sua sorella sono abituate a girare lui di notte. Lui è stato condannato. Sono poi uscite con uno condannato. Sì, non siamo cioè, condannati da quello che anche con tanti condannati. Sì, no, io non sono stato condannato sono mai. Sono i migliori politici sotto. Che ci sono in piazza. Certo, come Belsito. Come sta Belsito? Eh? A proposito, Belsito. Zambetti come sta? Ma Belsito è innocente. Monte Paschi di Siena, parlaci del Monte Paschi di Siena. Ma chi è? Parlaci del Monte Paschi di Siena. Ma chi è? Parlaci del Monte Paschi di Siena, 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 come sta questo? Parlaci dei ladri di sinistra, parlaci dei ladri, me ne parli lei. Me ne parli lei? Me ne parli lei? No, sono un giornalista di fanpage.it, è la testata nazionale. Che fa? Aggredisce Borghezio? Che fa Borghezio? Aggredisce? Racconti alla telecamera. Racconti alla telecamera che succede. Se ne va, Cordone. Andiamo dai miei amici, come li ha chiamati lei, No Global.
Vediamo se anche loro sono stati condannati in Cassazione. Non accettiamo provocazioni, ci provoca, allora lasciamo. Ci provoca con la Cassazione. La Cassazione, la Cassazione è una grande provocazione democratica di questo paese. La Cassazione è una grande provocazione democratica. Vai dagli spacciatori. Vai dagli spacciatori. Ma come permetti di dire i miei amici spacciatori? Ma chi sono? Ma chi sono? Facciamo finta la prossima volta. No. A proposito di contenuti sia... politici e culturali, ho finta che sia invisibile, tanto può venire a bere qualcosa con noi. È minaccioso o è una cosa seria? Non hai capito che è qui a parlare? È invisibile, è un uomo invisibile. Ma gli offro qualcosa da bere, ci mancherebbe altro. Io vengo volentieri. Andiamo, dai. Se non è minaccioso, ma ci mancherebbe e magari altro, ci accompagna ci anche qualcuno della sicurezza della polizia, io vengo volentieri. Sì, sono Saverio Tommasi, cioè nel senso, è invisibile. Di fanpage.it. Abbiamo già fatto dei video insieme, ci siamo anche divertiti. L'ho fatto vari belli. A Venezia. A Venezia, certo, sono sempre io. Scusate, ma siamo 20 persone. Sono sempre io, fanpage.it. Hai 24 ore di tempo per farmi una lettera di scuse. Poi ti scuse, sì, sì, quereli, SaverioTommasi.it. Senti, ma allora si va a bere qualcosa o no? La prossima volta. Ma insomma, ora andate a fare sta ronda o no, raga? Cioè, era alle 22. Alle 22 siete arrivate alle 23.30 e manco parte la ronda. Dov'è sta ronda? Pensa alla querela, caro, pensa sì. Alla querela. A pagare, a pagare. Mi faccio le vacanze a spese di Saverio Tommasi. Che goduria! E la ronda che non è mai iniziata finisce così, entrando in un pub di Piazza Strozzi. E con questa bella immagine di Bottiglia e Borghezio, un arrivederci all'onorevole condannato in Cassazione.